Oggi siamo a Paestum, precisamente all'Hotel Meridiana, in compagnia dell'imprenditore Giuseppe Greco, che è anche presidente del consorzio albergatori Paestum Inn, per parlare di un'emergenza molto grave, quella che riguarda i costi energetici. E allora, signor Greco, un problema che sta toccando tutti gli imprenditori e non solo. Purtroppo sì, perché questa emergenza non è certo dell'ultimo mese, da noi è iniziata già da giugno, quando naturalmente è cominciato il grosso del lavoro e quindi i consumi sono aumentati. Ed è un'emergenza che a sua volta si è ribaltata anche su tutte le altre forniture, sia alimentari che non alimentari, oltre che sul costo del personale, perché aumentando l'energia è una reazione a catena, purtroppo, che ci sta portando a valutare la necessità di intervenire assolutamente, altrimenti metteremo a rischio i bilanci delle nostre aziende. Bilanci a rischio e anche costi di manutenzione altissime che rendono difficile mantenere i tanti operai che lavorano per voi. Soprattutto perché purtroppo, come le ho detto, questa è una reazione a catena. Non è aumentata solo l'elettricità, sono aumentate o le materie prime, come ho detto prima, sono aumentati tutti i materiali che normalmente vengono usati in albergo per le normali manutenzioni, e d'altronde noi dobbiamo anche tener conto che i nostri dipendenti, come tutte le famiglie italiane, stanno subendo questa crisi e hanno necessità in qualche modo anche loro di avere un maggior sostegno, ma questo porta ancora una volta dei nuovi costi sulle nostre aziende. Lei è anche presidente del consorzio albergatori Paestum Inn. Avete pensato ad una strategia in comune per far sentire la vostra voce su questo problema gravissimo? Noi come imprenditori siamo abituati a prendere decisioni piuttosto immediate, questo è il lavoro di chi fa questo mestiere. Naturalmente stiamo valutando l'intensificazione del discorso del fotovoltaico, di vedere di usufruire anche di altri sistemi come può essere il GPL che avevamo abbandonato, ma ognuna di queste cose innesca degli altri problemi e degli altri lavori necessari che bisognerà valutare. Noi abbiamo fatto più di una riunione, stiamo aspettando giusto che finisca la stagione anche delle cerimonie e del turismo, che ancora qui è presente, per poter fare una valutazione più approfondita e prendere decisioni per la prossima stagione. Sperando che il governo o un prossimo governo che ci sarà ci venga in aiuto con delle misure definitive, perché risolvere il problema solo di alcune bollette e non affrontare il problema all'origine certamente non ci aiuterà. Un problema anche per le famiglie o magari per chi ha prenotato una cerimonia con i costi del passato che ora si ritrova a dover rivedere i contratti. Certo, anche se per noi il problema è doppio, perché per quelli che arrivano nuovi, e come dice lei, il problema sono i costi molto più alti, perché è aumentato, come dicevo prima, le materie prime. Tutti gli alimentari sono arrivati a prezzi 3 volte maggiori, ma è anche un problema sulle cerimonie già prenotate, i cui contratti qui vengono fatti almeno un anno prima, se non 2, e dove noi non avevamo considerato quest'aumento, per cui ci troviamo in grossa difficoltà a poter onorare quei contratti. Lei che è un imprenditore di lungo corso, come se lo immagina il futuro? Ma io credo che al di là delle problematiche, speculazione, guerra, presumo che il governo sa benissimo che l'Italia è a trazione imprenditoriale e sono tutte piccole e medie imprese che fanno in modo che l'Italia vada avanti. Penso che una soluzione debba essere trovata assolutamente, perché se no collassa l'Italia. No? Al di là di quello che può essere il nostro problema locale o del Cilento che essendo al sud. Siamo con Leonardo Mastia che da pochi giorni ha pubblicato la sua terza opera, il terzo libro che si chiama Il Sole d'Argento. Sta avendo un grande successo, giusto?
Beh, diciamo che siccome mi stanno chiamando per le presentazioni a Salerno, a Nocera, che sono le prossime, a Napoli, addirittura a Milano e soprattutto a Procida, mi piace dirlo, il 22 di ottobre, credo che il libro stia incontrando il favore dei lettori. È la mia terza opera, appunto, dopo Il Viale degli Angeli, Boulevard Serurier, e dopo Nebbie, edito da NPE, mentre Il Viale degli Angeli era edito da Guida. Questo è edito dal gruppo Rizzoli con marchio Cairo. Anche questo è un motivo di orgoglio e di soddisfazione, perché già è difficile scrivere un libro, ci vuole molto impegno, soprattutto bisogna saper incasellare bene ogni parola, sceglierla e metterla al posto giusto, come una corona, come un diadema, dove si vanno a scegliere le perline e si mettono in questo diadema. Così sono le parole per un libro, quindi diciamo che sono soddisfatto di come stanno andando le vendite. Ecco, ci sono due protagonisti che sono antagonisti in questa opera letteraria. Vogliamo solo accennare brevemente? Sì, ci sono due protagonisti, però devo correggerti, in perdoni. C'è anche un terzo protagonista, che è la città di Napoli. La città di Napoli, che naturalmente è un set naturale, un palcoscenico naturale, dove i passanti, la gente, sono gli attori, sono i personaggi di un'opera, perché tutti i giorni a Napoli si recita tra i banchetti, si recita nelle strade, nei vicoli di Napoli, sulla lungomare. È una città fantastica da questo punto di vista, è una città che merita il plauso di tutti, insomma. Per quanto riguarda i personaggi del libro, sono Terenzio e Don Mimì. Terenzio, che è un carabiniere ed è sulle tracce di Don Mimì, e Don Mimì, che rappresenta proprio l'ossimoro, cioè è il buono però delinquente. Quindi diciamo che è un farabutto buono, un farabutto generoso, perché è sempre a disposizione della gente, ma nello stesso tempo poi combina dei guai, delle truffe, delle cose. Insomma, i due personaggi, le due storie poi si intrecciano per poi dividersi, per poi ritrovarsi, e insomma il libro va avanti così, con queste tra sorprese, misteri, e insomma credo che possa veramente stupire il lettore. Yolanda Pomposelli, giornalista, che presenterà questa sera qui a Battipaglia l'ultima opera di Mastia, Il Sole d'Argento? Sì, Il Sole d'Argento, questo titolo particolare, ed è incredibile che l'avvocato Leonardo Mastia abbia usato proprio un ossimero per parlare appunto del suo libro, per dargli questo titolo. È un libro molto particolare, si legge molto bene, scorrevole. E la cosa che è bellissima in questo libro è lo sfondo di questa città di Napoli, una Napoli sempre viva, sempre in fermento, dove tutti hanno sempre qualcosa da fare e ci sono veramente tanti disoccupati, ma nessuno di loro è poi con la corda alla gola, perché hanno sempre tanta voglia di vivere e riescono anche, come dire, a ironizzare sulla propria situazione economica o sul loro aspetto lavorativo. È una Napoli ricca di dettagli, lo scrittore riesce veramente con una capacità incredibile ad essere così descrittivo nei particolari dei vicoli, delle chiese, di via San Gregorio Armeno, questa capacità di poter raccontare l'arte presepiale è credo davvero unica, forse perché lui ha vissuto tanto a Napoli e come studente e anche come professionista, e credo che veramente nessuno più di lui poteva raccontare una Napoli così ardente. E devo dire che ho trovato molto bella questa sua osservazione nei giorni scorsi, quando ci siamo confrontati, sul fatto che non si capisce perché il regista sorrentino, per la grande bellezza, abbia voluto usare Roma e non Napoli. Frutta e verdura, Manzi Maria Grazia, Corso Europa 91, Matinella di Albanella. Da noi troverai onestà, cortesia, qualità e convenienza, i punti di forza che ci rendono unici. Frutta e verdura Manzi Maria Grazia, il sapore della natura, a Matinella di Albanella.
PCC di Aquara, un punto di riferimento dal 1978 con 13 filiali in provincia di Salerno. Siamo ad Aquara, Castel San Lorenzo, Rocca d'Aspide, Capaccio Scalo, Eboli, Oliveto Citra, Salerno, Battipaglia, Campagna, Ponte Cagnano, San Gregorio Magno, Felitto e Pellezzano. Scegli BCC Aquara, la tua banca vicina, affidabile, conveniente e cooperativa. Da 42 anni al servizio di imprese e famiglie del territorio. BCC di Aquara, dalla tua parte e dalle tue parti. Sede amministrativa sulla strada statale 18 a Capaccio Pesto. L'Isis Rent Car ha aperto il nuovo Mobility Store a Capaccio Pestum presso Danicar. Noleggio auto e veicoli commerciali a breve e medio termine con tantissime offerte super flessibili. Prenota ora su www.lisisrent.it. Radio MPA. Voglio regalare una canzone, ti voglio regalare una canzone. A te con l'occhio nero, a te con l'occhio nero, a te con l'occhio nero con Magravone. E in concomitanza con la vigilia della festa in onore della Madonna di Costantinopoli, di Felitto, passeggiate fotografiche nei borghi, fa tappa anche in questo bel comune del Cilento. Ad accogliere i visitatori il sindaco Carmine Casella, che è qui con noi. Sindaco, una bella iniziativa che fa in modo che tutti i partecipanti possano visitare gli scorci più belli di Felitto. Sì, assolutamente sì, una bella iniziativa portata avanti con altri 11 comuni, quindi si dà continuità a un lavoro fatto da dottoressa Mafalda Inglese. Noi abbiamo aderito volentieri perché facciamo conoscere così le nostre bellezze del centro storico, in cui il castello, la chiesa dell'Assunta, la casa araba e tutti i vicoletti che sono particolari. Poi ci sono dei gruppi che in questo momento li stanno visitando e fotografando, e altri gruppi che sono legati giù alle Gallerie del Calore, che sono le nostre bellezze naturalistiche. Abbiamo scelto la vigilia della nostra festa per far conoscere ai visitatori anche, diciamo, il nostro credo, la nostra fede, e far vedere come la comunità di Felitto partecipa a questo evento religioso di questa sera giù al santuario. Quindi i visitatori, dopo aver fatto queste due tappe, si recheranno giù al santuario a partecipare a questo evento religioso. Poi in serata ci sarà la degustazione dei nostri prodotti locali presso i nostri ristoranti del territorio. Un bel modo per promuovere questo territorio. Certo, perché questi territori, questi comuni che sono bellissimi borghi, vivono, diciamo, un po' all'interno, nelle aree interne, in cui vivono il disagio della viabilità, il disagio che tutte le zone un po' più povere hanno come in altre. E quindi far visitare i nostri posti e far parlare di noi all'esterno, non all'interno della nostra valle, fa sì che in futuro possano portare altri visitatori a vedere le nostre bellezze e a assaporare i nostri prodotti. Passeggiate fotografiche nei borghi fa tappa a Felitto, e noi siamo davanti al palazzo baronale di questo borgo splendido dell'entroterra cilentano, anche conosciuto come Castello di Felitto, e ne parliamo con la responsabile del progetto Mafalda Inglese, un'altra bellissima tappa. Sì, siamo a Felitto per la sesta tappa delle passeggiate fotografiche nei borghi, progetto del brand Italia Emotional Way, appunto di MyFair SRL, che è la società che amministro. E grazie a questo progetto abbiamo avuto modo di conoscere le fondamenta di questi paesini, di questi borghi, ma non solo, anche la loro comunità. Sesta tappa quest'anno, ma insieme alle tre tappe dell'anno scorso siamo arrivati a 9 passeggiate nei borghi che siamo riusciti ad organizzare con il supporto delle amministrazioni comunali, delle associazioni, degli abitanti, delle piccole imprese che andiamo a visitare. Lo scopo è quello di far conoscere profondamente non solo il borgo esteticamente, che pure è un momento importante perché è una passeggiata fotografica, ma scoprire un'empatia, le suggestioni, scoprire la comunità all'interno di questo borgo è la mission di questo progetto. Siamo
in conclusione del progetto 2022, che è la seconda edizione appunto, con Felitto oggi, poi a breve con Ottati e Joy e chiudiamo. Chiudiamo per anticiparci poi come in una giornata di chiusura e anche di premiazione, perché le passeggiate fotografiche avranno delle foto che saranno premiate, quindi come primo e secondo classificato, ogni comune avrà una menzione, ci saranno dei premi, ma soprattutto ci sarà la possibilità di portare in mostra le passeggiate fotografiche e i borghi e gli autori, i fotoamatori che sono stati veramente importantissimi in questo progetto. E soprattutto abbiamo avuto questa categoria dei fotoamatori poi alla quale si è via via nel corso del progetto affiancata una categoria di persone che hanno voluto visitare i borghi, e questo ci fa chiaramente, ci dà l'auspicio di continuare anche allargando sempre di più l'impatto e la progettualità stessa. Quindi vi aspetto oggi a Felitto e poi nel prosieguo delle passeggiate fotografiche fino alla premiazione, che vi posso già anticipare sarà il 1° dicembre in provincia di Salerno. L'amore non si possa na, sullo con l'acqua e mare, sullo con l'acqua e mare, sullo con l'acqua e mare la puoi lavare. L'amore brucia fuoca d'inta lo cuore, e quando fuoca l'indo cora mia, che non ci abbasterà, non ci abbasterà, tutto lo mare della terra mia. Oi mamma, ma vita na taranda, gira e vota, pizzica, te muzzica. Io sono Altavilla, il borgo che apre al mondo le porte del Cilento, terra densa di storia, di valori e di bellezza, abitata da una comunità laboriosa che ha molto da raccontare. Io sono la storia, le mie origini risalgono al Neolitico e proprio per questo sono diversi i popoli che hanno abitato queste colline, a partire dagli Enotri fino ad arrivare ai Borboni. La leggenda vuole che anche il combattente greco Spartaco, scappato dalla schiavitù romana, sia venuto a rifugiarsi su queste terre. Il nome di Altavilla deriva da Roberto il Guiscardo, il cui casato portava il nome di Hauteville. Il passato di questa terra la vede protagonista di diverse battaglie anche a causa della sua posizione strategica. È per questo che la città in passato era circondata da grandi mura che la proteggevano. A testimonianza di ciò vi sono 4 grandi porte che un tempo costituivano l'unico accesso al paese. Altavilla è sempre stata attraversata dalle vicende storiche e dai movimenti politici e culturali del tempo, perciò nei secoli ha subito sempre distruzioni e ricostruzioni. Addirittura nel 1943, con il bombardamento anglo-americano volto a liberare Altavilla dall'occupazione nazista, il paese venne quasi totalmente raso al suolo. Per il coraggio dimostrato nell'occasione, la cittadinanza fu insignita nel 2004 della medaglia d'argento al merito civile. La tradizione, un vecchio artigiano che crea bellezza solo e soltanto con le sue mani, che trasforma la sua bottega in un laboratorio d'amore, la gioia di un bambino che cerca di apprendere quell'arte, la pasta fatta in casa alla domenica mattina, una nonna che prepara una lunga tavolata in attesa che tornino i nipoti a riempire la casa con la loro freschezza, una festa improvvisata in una sera d'estate, con solo un bicchiere di vino, una chitarra e tanta, tanta voglia di sognare. Una lenta passeggiata con gli amici nel centro storico, tra piccole case, chiese e viuzze, in cui ogni volta scopri un angolo nuovo e ogni volta riscopri una parte di te. E ancora, i detti, ce n'è uno per ogni situazione, filastrocche e canti tramandati di generazione in generazione che non scompaiono mai. La tradizione ad Altavilla è attendere con ansia che arrivi il 13 giugno, quando si celebra la festa in onore di Sant'Antonio, che nel 1799 avrebbe protetto la città dai colpi di cannone dei controrivoluzionari sanfedisti. Da lì, ogni anno, il 13 giugno, la sua statua compie una lunga processione, dalla mattina fino a tarda sera, entrando in tutte le case del paese.
In onore al santo vengono allestite anche le tipiche cente ex voto, portate a spalla dai devoti. Ecco, la tradizione è svegliarsi all'alba per partecipare a tutto questo. È la piazza festante e stracolma ad aspettare l'arrivo delle cente e trovare l'angolo più romantico a mezzanotte per guardare lo spettacolo dei fuochi d'artificio con la persona che si ama. Sono la natura, circondo il paese dalla collina alla pianura e immergo nel verde le strade del mio borgo. Con la mia forza e la mia maestosità do vita alla foresta, luogo incantato, ricco di lecci e querce secolari, dissetata da un soave ruscelletto e caratterizzata da un antico lavatoio utilizzato in passato per il bucato. Nella parte superiore si scorge un caratteristico anfiteatro che da sempre ospita manifestazioni teatrali e musicali. Ma non sono solo questo. Sono un campo di ulivi, un prato fiorito, un fiume e una distesa d'erba, un tramonto infuocato visibile dal cosiddetto muro rotto, luogo da cui l'occhio spazia verso l'orizzonte, incontrando l'isola di Capri immersa nella calma del mare. Alle spalle, quasi a protezione, il grandioso massiccio degli Alburni che pian piano si colora di rosa. Ma Altavilla è tanto altro ancora, è l'intraprendenza della sua gente, accogliente ed inclusiva, è il presente con un occhio al passato ma con lo sguardo dritto e aperto verso il futuro. Altavilla è un luogo d'arte, di musica, di cultura e di spettacolo, è un luogo di bontà, quella delle sue persone ma anche quella dei suoi prodotti, ricercati ovunque. È uno di quei luoghi con cui una volta che sei entrato in contatto non puoi più farne a meno, rimane nella mente, negli occhi, nel sangue e sulla pelle di chi l'ha incontrata. L'anziano che prende per mano il bambino, una madre che si prende cura dei suoi figli, dei giovani che sognano insieme, che immaginano il loro futuro magari in giro per il mondo, ma comunque accomunati dal legame con quella terra che li ha svezzati, accompagnati e che continuerà a farlo incondizionatamente. Altavilla è tutto questo, ma non è certo finita qui. Non vi resta che scoprirla.